Evolvenza, evoluzione della coscienza. Vitaliano Bilotta. Il mistico di città. La vita è una nascita interiore. I libri del Casato. Sulle prime, l'uomo cercò di resistere allo sguardo, ma poi intuì che quello sguardo gli mostrava una via che lui non conosceva. Una via di grandi sentimenti che potevano spingere un uomo verso orizzonti per lui ancora inconcepibili. Era uno sguardo potente, perché rifletteva il corpo mentale di l'arago. La qualità media dei suoi pensieri ne aveva costruito la potenza. Il fenomeno ipnotico è prodotto dai sottopiani intellettivi del corpo mentale dell'individuo e lo sguardo cosiddetto magnetico è una diretta conseguenza della potenza di questo corpo. L'arago aveva sete e la campagna gli dava da bere. Voleva sentire di più. Si sente con la coscienza, si capisce con la mente. A mano che si evolve, la mente è trascesa e si vive di coscienza, la parte veramente immortale di noi. Come una vela che palpita su percezioni superiori. Il porre la mente in silenzio è la chiave di ogni iniziazione. Questo stato della mente non deve essere inteso come un mero atletismo spirituale, ma come il risultato di un elevato stato di coscienza. L'evoluzione deve compiere il suo tragitto senza percorrere dannose scorciatoie.